Susanna Camusso ha risposto al volo alle lavoratrici della Rinascente, al loro appello che ha portato ad un incontro che si sta svolgendo in questi momenti a Firenze e che fa seguito ad una lettera che loro stesse avevano inviato denunciando la volgarità, denunciando l'ambiguità del contenuto di una spilla che portano nella giacca e che recita: averla è facile, chiedimi come. Ecco, questa volgarità viene oggi denunciata. Nell'assemblea sindacale di oggi, a porte chiuse, che si svolge per volere dell'azienda in un hotel del centro città, oltre a ribadire che profitto e promozione non devono calpestare la dignità di chi lavora, vengono contestate altre difficoltà delle lavoratrici del commercio, come le tutele, i diritti, i turni di lavoro, gli orari di lavoro, le festività non più rispettate a causa delle liberalizzazioni, legge del governo Monti, che tolgono alle commesse qualsiasi tempo libero, 1° maggio compreso. Siamo sempre aperti, noi lavoriamo la Rinascente è stata aperta nel 96, perché prima era UPIM, e noi è dal 96 che siamo aperti tutte quante le domeniche dell'anno, oltre alle festività, tranne il 25 e il 26, ovviamente Natale, il primo dell'anno, perché tutte le altre festività siamo sempre aperti. Quindi senza alcuna possibilità. E le persone, io faccio parte della vecchia guardia, diciamo, perché sono l'anziana della situazione e quindi ho un vecchio contratto. Però quelli che assumono, che hanno assunto da 10 anni a questa parte, hanno l'obbligo del lavoro domenicale nel contratto. Loro non si possono rifiutare, per cui ci sono solamente alcune festività che nel contratto nazionale sono contemplate come facoltative. Certo, la legge del governo Monti non vi dà la possibilità di contrattazione? La legge, il governo Monti è stata proprio l'ennesima batosta che comunque i lavoratori stanno subendo ultimamente, perché prima ci aveva provato il governo Berlusconi, no? Perché qui non ci si dimentica, c'è l'articolo 18 in ballo, è inutile che mi vengano a raccontare che non verrà sconvolto e tutto il resto, verrà sconvolto, perché quando si dà la possibilità al giudice di decidere se io devo essere reintegrato o meno, cioè non esiste più la giusta causa in pratica. Se tu mi licenzi senza un valido motivo, cioè io che sono rappresentante sindacale, se l'azienda si vuole liberare di me, mica andrà a sbandierare a 420 la licenzo perché una rappresentante sindacale mi dà fastidio, ma mi metterà nelle zone meno produttive dell'azienda. La legge dà la facoltà di chiudere le zone meno produttive, di conseguenza è facile far fuori le persone che ti stanno più antipatiche o che non eseguono perfettamente quello che ordina l'azienda. Non, i lavoratori pensanti non vanno più di moda, i lavoratori ora, oggigiorno, a me sembra che siano una zavorra. Il problema dell'Italia non sono i lavoratori, sono i politici corrotti e disonesti, è la maleducazione imperante, è la burocrazia e soprattutto è la corruzione, credo. I lavoratori siamo stanchi di dover pagare sempre noi. Come pensano di risollevare le sorti di questo paese solamente su di noi? La riforma delle pensioni. Cioè, ma ci rendiamo conto? In Rinascente il 90% della forza lavoro sono donne. Le donne che non è che lavorano e basta. Ci sono le famiglie, ci sono le anziane. Ci occupiamo di tutto. Cioè abbiamo il carico, abbiamo un carico sociale non indifferente. Quindi non è solo il lavoro, è tutto il resto di cui ci facciamo carico anche. Ancora una volta sono le donne a pagare lo scotto. Ancora una volta sono le donne, nessuno meglio di noi lo può dire. Ancora una volta sono le donne che devono fare le spese di questa società maschilista. Perché questo è la questione delle spillette. Le spillette, noi abbiamo contestato la spilla perché ci sembrava lesivo della nostra dignità di donne e di esseri umani soprattutto, perché quando tu mi fai mettere qui sul seno una spilla con su scritto facile averla, chiedimi come, in una piazza come Firenze, cioè voglio dire, ricordiamoci, il film Amici miei ci ricorda sempre qualcosa, no? Facile alla battuta, battute pesanti, insomma. E ci sono state? Ci sono state, che scherza, vuole che, io lavoro al reparto uomo, vuole che magari
a me personalmente non proprio così offensive, diciamo, però ci sono state, come così come ci sono state le dimostrazioni di solidarietà da parte dei clienti. Hanno detto, dopo che si è scatenato tutto questo pandemonio sui giornali, ci hanno sostenuto e ci hanno detto: complimenti ragazzi, avete fatto bene, perché comunque per denaro non si deve fare tutto. Adesso non esiste più questa spilla. L'azienda ci ha detto che uno ha la libertà di scegliere se indossarla o meno. Devo dire la verità, io comunque non l'ho mai potuta indossare, però ribadisco il fatto che io sono una rappresentante sindacale, che per certi versi sono più esposta, per certi versi per questa cosa qui sono, in un certo senso, ho la possibilità di decidere. Io non l'ho mai voluta indossare perché per me era offensiva. Quindi l'azienda ha detto: lasciamo la libertà di scelta alle persone. Evidentemente. Che cosa vi aspettate dalla visita della Camusso? Innanzitutto siamo onoratissime, prima di tutto perché ci ha dimostrato solidarietà pubblicamente da subito, immediatamente. Non solo lei, ma anche la Camera del Lavoro di Firenze, Mauro Fuso, anche tanti altri esponenti della politica e non, Fiorentina, pensiamo anche al Bonanni. Cioè abbiamo avuto tanti attestati di solidarietà e sinceramente ci ha fatto molto piacere. Il fatto che Susanna Camusso abbia accettato di incontrarci, di venire a parlare con noi, sinceramente ci rincuora, ecco, ci rincuora questa cosa. Perché non vi sentite sole? No, perlomeno la CGIL in questo senso, Susanna Camusso, che è una donna, viene in mezzo alle donne, mi sembra fantastico. Poi insomma staremo a vedere come si evolverà la situazione. Anche perché... Adesso ci sarà un'altra spilla, però, quella la porterete, Ti voglio tanto bene? Il TVTB Days, anche quella non è che mi stia simpatica, ma non è una questione di simpatia o antipatia. Cioè, considerate, io ho una maglietta, io ho sempre detto, l'azienda perché non applica il contratto nazionale invece di chiedere l'applicazione del contratto nazionale solo quando le fa comodo? Noi vogliamo l'applicazione del contratto nazionale anche quando si parla di divise, che non abbiamo, perché loro pretendono che noi ci vestiamo di nero, e anche lì io non mi vesto di nero perché mi vesto con quello che ho, e poi pretendono però che ci vestiamo di nero, non mi fornisci la divisa, vuoi che io mi vesta di nero, poi pretendi che abbia una spilla identificativa, che giustamente il cliente deve capire che io lavoro per la Rinascente. Da quest'altra parte c'ho il TVTB Days, io che sono mezza ceccata c'ho pure gli occhiali, se mi sembra di essere un albero di Natale, santo cielo, un pochino, visto che ci tengono tanto all'immagine, facciamolo vedere quanto ci teniamo all'immagine, visto che noi siamo un negozio di lusso e dobbiamo essere sempre in tiro, sempre eleganti, sempre carine, sempre disponibili, nient'altro. La spilla, tornando a quella volgare, è stata accettata da altre, negli altri negozi italiani? Per quel che ne so io, anche negli altri negozi, comunque una cosa, ci sono delle persone che l'hanno indossata e altre persone che non l'hanno voluta indossare. Non siamo tutti uguali, no? C'è chi è più attento a delle problematiche e chi è meno attento. Noi personalmente, sarà che a Firenze, non lo so, abbiamo più una coscienza femminile, non so come spiegarlo, scusate, ma non sono un politico, io non so fare tutti questi discorsi così infiocchettati. Dipende dalla sensibilità che uno ha, secondo me. E noi sinceramente non vogliamo, cioè la nostra dignità innanzitutto.